Milano. Cognome? Bilotta. Da dove vieni? Da Roma. Come si intitola il tuo libro? La reincarnazione di un uomo qualunque. A quale genere appartiene? Narrativa attiva, diciamo. Chi l'ha pubblicato? Il gruppo Albatros il Filo. E di cosa parla? Parla della reincarnazione di un uomo, appunto, qualunque, come tanti altri, che attraverso la sua vita, che può sembrare insulsa, riesce comunque a raggiungere una maggiore evoluzione. Perché i lettori dovrebbero acquistarlo? Perché la reincarnazione interessa a tutti. Da dove è nata l'idea per il tuo libro? Dalla frequentazione, da quando avevo 20 anni, e adesso ce n'ho più di 70, di grandi medium attraverso cui io ho potuto assumere questa filosofia della reincarnazione che per me spiega tutto. Vero o falso? Per saper scrivere bisogna leggere molto. Vero. La televisione fa male alla letteratura? Non credo. I libri elettronici sostituiranno quelli di carta? In futuro credo. Il tuo libro è un libro per tutti? Credo di sì. A che età hai iniziato a scrivere i libri? Avevo circa 18 anni. Hai altri libri nel cassetto? Un'enormità. Ci anticipi qualcosa? La reincarnazione di una terrorista e di un alcolista e il loro dopomorte. Se il tuo libro fosse un colore? Verde. Una canzone? Che cosa c'è? Continuo senza cantare. C'è che mi sono innamorato di te. Una stagione? Secondo me tutte. Dipende dallo stato di coscienza con cui le vivi. Uno stato d'animo? Pace. Manda un saluto a tutti i tuoi lettori nel tuo dialetto. Se vedemio.